Non è... Oops. Non è molto facile fare questo video. Ne ho appena editato una parte, adesso capirete un po' di cose. Perché quello che state per vedere adesso non è la reaction alla gravidanza, questa che sta andando bene, ma a quella che si è interrotta, che avevo lì la cartella da buttare via, ma non l'ho mai buttata. È successo che in questi giorni una mia cara amica ha perso il bimbo e io sono un po' morta dentro con lei. Tra l'altro, una mia cara amica che aveva 2 giorni dopo di me, quindi avremmo fatto tutta la gravidanza insieme, tutto il parto insieme. E per lei addirittura è la seconda volta di fila. Questa cosa mi ha un po' demoralizzata, anche solo che lei in questo momento su Instagram è felicissima per me, sta vedendo che la mia va avanti, anzi mi ha mandato dei messaggi dolcissimi dicendo spero almeno tu riuscirai a avere il tuo bambino tra le braccia, io purtroppo non ce la faccio perché è successo questo, mi ha raccontato. E con questa cosa io ho capito quanto tabù ci sia sull'aborto, ve l'avevo anche già detto, non se ne parla mai, non se ne parla mai, ma l'aborto è una cosa molto molto comune, si conta che una gravidanza su 3, su 4, una media del 25-30%, si interrompano, quindi è una percentuale altissima e ho deciso, visto che i miei video vengono guardati da tante persone, sia piccole che grandi, purtroppo, purtroppo, è brutto da dire, ma tra queste persone che guardano e poi avranno una gravidanza più avanti, ci sarà sicuramente qualcuno che passerà questa cosa che abbiamo passato noi, perché io ho perso il mio bambino a fine maggio. Ho fatto, difficile raccontare, però cercate di capire. Ho fatto una cartella con tutte le reaction. Vi devo dire la verità, della seconda, della terza gravidanza, cioè di questa io non ho reaction, ho solo quella di Alessio che vi farò vedere poi, ma ho le altre che ho detto un domani, non le butto via perché un domani, quando avrò un altro figlio, ci tengo a farle vedere perché sono bellissime e comunque io penso che una cosa così ti... come lo spiego? Sia molto forte, sia una cosa che non dimentichi. E ho deciso di fare questa cosa. Stavo guardando le clip prima di buttarle via e ho deciso invece di pubblicare questo video perché chi ci è passata, chi ci sta passando e chi ci passerà capirà che è una cosa purtroppo comune. Purtroppo comune. La natura è così, quando un embrione non va. È perché molto spesso è proprio scritto nella genetica, è un qualcosa che non sarebbe sopravvissuto in natura. Così ho deciso di farvi vedere la reaction tutta, ragazzi, mi ha emozionato da morire. Vi lascio tutti i 2 minuti di quando io sto per fare questo test di gravidanza, perché si vede la mia ansia, la mia gioia, si vede proprio tutto, 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 tutto ed è bellissimo. Vi racconto un po' com'è successa, così almeno sapete, io ho avuto il ciclo, nel senso che mi arriva il ciclo, ma dico che ciclo strano, abbondante, vi dico la verità, non perdita d'impianto, non perdita d'impianto, un ciclo. Il giorno dopo però già molto meno, e il giorno dopo non avevo quasi più ciclo ed ero a 10 post-ovulazione. E dico, vabbè, è prestissimo, ho un premomma, che sono dei test canadesi molto precoci, ne faccio uno. E mi sembra che in controluce ci sia qualcosa. Ma per me era impossibile, però quel controluce, quel sangue che non c'era più, perché io so che le perdite da impianto sono goccioline, io ho avuto proprio il primo giorno e mezzo un buon ciclo intenso, roba da sporcarmi. E dico, vabbè, ho un clear blue, lo faccio. Quindi da questo momento parte la clip che per me è emozionantissima, sarà che poi sono anche in gravidanza, quindi mi emoziona molto e ve la faccio vedere.
Andiamo a comprarne subito un'altra per vedere se è giusto. Questo non può sbagliare, no? Ma piccolo, guarda qui! Mi stavo male! Piccolo? Ma qui arriva qualcuno, un fratellino, una sorellina? Spengo un attimo. Ecco, immaginate la gioia di questo momento, bellissimo. Adesso vado avanti perché, come nell'altro percorso, io ho registrato la prima ecografia che, vedrete, sembrava andasse bene, ho fatto un po' i calcoli, col senno di poi. Vabbè, vi lascio la clip. Buongiorno, mie amate bussole. Cammino così almeno vedete la luce. No, allora, è finalmente arrivato il giorno tanto atteso. Oggi stiamo per andare a fare la prima ecografia e sono emozionata ma ho un sacco di paura perché, come sapete, ci sono tante percentuali, quasi il 25%, che le gravidanze vadano male nel primo trimestre. Molto scaramantica. E quindi io, finché non vedo almeno l'inizio con l'embrione e il battito, vado in ansia. Quindi, in questo video può avere mille sfaccettature, può non uscire, perché se va male non uscirà mai e io andrò in depressione. Potrà essere bellissimo perché vedremo un embrione col battito, potrà, non lo so, non voglio farmi domande, non lo so. Tra poco vedremo anche Sara e Vale, perché loro sono dentro a fare l'ecografia prima di noi. E raga, questa è un'emozione fortissima. Adesso vediamo cosa si sente il papà. Papà! Ma tu sei pronto psicologicamente a quello che sta per succedere? Beh, sì. Cioè, nella speranza... Che sia uno. No, vabbè, lasciamo stare. Che si veda, che ci sia, che... Vabbè, l'importante è che sia tutto ok. Sì, questo è l'importante. Lei è la mia amica, come ti chiama il tuo compagno? Ingessata. Perché ha fatto qualche video con me, lei esce con me praticamente tutti i giorni. E il suo compagno ha detto di essere un po' ingessata, quindi oggi lei è Andre l'ingessata. Cosa ti senti? Non vedo l'ora. Non vedi l'ora? Sì, lei ha pianto, è stata la prima persona che l'ha saputo e ha pianto. E il giorno dopo mi ha portato il chiamangeli. Mi ha detto aspetta un po' a regalarti. Il giorno dopo è arrivata, ma non ce l'ho fatta. E quindi speriamo di poterlo indossare tra un mesetto. Cioè, quando lo vedrete voi ce l'avrò già addosso. No, raga, sto morendo di ansia. E sono arrivata. Questa è la mia clinica. Scusate se in questi mesi vi ho detto delle bugie, che però non sono bugie, la roba dei tamponi, perché è vero, io oggi faccio l'ecografia e anche i tamponi per vedere se sono andati via i batteri. È quello che mi dà un po' di ansia, che io sto combattendo da mesi contro due batteri. Uno forse è debellato, che è quello più cattivo, e l'altro no. E oggi li farò veramente. Ciao, bentornata. Lei la conoscerete benissimo, è la nostra Cetti, la nostra ostetrica. Come? Sono emozionata, molto emozionata. Anche io. Perché la prima volta eravamo qui che non sapevamo cosa dovevamo fare. Mi sto cagando sotto, te lo dico. Dai. Ho una paura incredibile. Dai, siamo pronti, no? Arriviamo dalla piscina, quindi puzzerò di cloro, te lo dico. Stiamo provando a fare una cosa. Prima esternamente a vedere se si vede qualcosa. Potrebbe essere che non si veda niente. Nel caso procediamo con quella interna. Intanto vediamo se esiste. Mi sta venendo l'ansia. Buongiorno cameretta, c'è qualcuno dentro, vediamolo un po'. Allora, la camera c'è, già qua tiro un sospiro di sollievo. Ancora non si vede che c'è. Cioè si intravede ma non si vede bene ancora. Però la cameretta c'è, siamo in utero. Serve ancora qualche giorno. Quindi qualcosa potrebbe andare. Guarda, qua c'è il suo sacchetto che si sta iniziando a mettere, okay. Vedi? Però ancora c'è solo proprio il cerchiolino, quindi non riusciamo bene a vederlo. Nato bambino. Siamo qua però, facciamo bambina. Una piccola. Bambina, dici? Chi è questa volta è femmina? Scusa? Non so. Scusa, cosa hai detto? Ma perché? Facciamo... Cosa pensavi, che fosse un ovaio? No. Facciamo che sarà maschio anche questo. Ah, ma no, non avevi detto che ti piaceva. Solo per fare la ginnastica fisica. Va bene. Chi è? Chi lo sa, chi lo sa. Bene, ma non benissimo. Adesso che sono a casa, sto facendo un check. Vi spiego meglio quello che è successo. Allora, vi faccio vedere con l'eco.
In pratica, lo vedete, questo puntino, è il, cioè questo cerchio nero, è il sacchetto della gravidanza. Quindi, la gravidanza c'è, ma ancora non si vede l'embrione. Sono andata a prendere l'eco di Dante e io in teoria sarei di 7, ma sono sicura di essere di 6 perché controllando l'ovulazione, da dopo il parto, io non ho 14 giorni, poi ovulo e poi altri 14 giorni e ho il ciclo, ma ho 21 giorni, poi ovulo, poi 13-14 è il ciclo, cioè diciamo che non ho un ciclo di 4 settimane ma di 5. Quindi facendo i calcoli io sarei adesso di 6 più 0. Effettivamente anche con Dante ho trovato l'eco che io la prima volta che l'ho visto ero a 6 più 2. Due giorni prima, quindi a 6 più 0, avevo fatto un controllo in ospedale e non si era ancora visto niente, quindi in realtà coincide tutto con le date di questa cosa e mi fa sperare che sabato quando andremo al controllo sarà tutto giusto. Cioè, funziona tutto, per ora ci stiamo correttamente con le date e quindi mi auguro, anzi ci auguriamo, parlo anche a nome di Ale, che sabato vedremo l'embrione. Ecco, se sabato non si vedrà l'embrione, potremmo dargli ancora 3 o 4 giorni di attesa, ma potrebbe essere un accenno di problema, nel senso che potrebbe essere una schiama gravidanza anembrionica, cioè senza l'embrione. Speriamo di no. E se fosse, vuol dire che è partita la gravidanza, ma non si è formato il feto. Incrociate tutto e ci aggiorniamo sabato. Ed eccoci qui. Niente, le mie speranze, perché in questo caso si spera sempre che qualcosa vada avanti, qualcosa vada bene. In realtà quel sabato mattina sono andata a fare l'ecografia, l'embrione si è visto perché ho fatto un'eco interna, ma era già senza battito, era di 5 più 6 senza battito, io ero già di quasi 7 settimane e mezzo, quindi c'era poco da fare. Abbiamo programmato un'altra ecografia dopo una settimana che non sono riuscita a fare, perché sono andata qualche giorno dopo e come prevedevo non si è mai formato il battito e l'embrione è rimasto di quella dimensione, quindi abbiamo programmato un intervento, un raschiamento e niente, poi vabbè, vi ho raccontato tutto nel video dell'aborto, però niente, ecco, ho voluto farvi vedere questo video perché, a parte che per me è stato bello da rivedere, cioè anche se mi suscita un po' di ansia, un po' di angoscia, è stato comunque bello un periodo della mia vita, in quel momento ero felice, molto ansiosa ma ero felice e come vi ho detto, purtroppo è una cosa in cui ci passano in tantissime persone ogni giorno, ci passeranno in tantissime ogni giorno, sappiate che dovete prendere questo video qui, questa mia esperienza, in maniera positiva, perché io 2 mesi dopo, in allattamento, ero già di nuovo incinta e sono di nuovo incinta, quindi questo è un messaggio di speranza per le persone che ci passano, perché io, se avessi visto una roba del genere, sarei stata super speranzosa, sarebbe stato un bellissimo messaggio per me. Quindi io mando un abbraccio a questa mia amica molto vicina che ha appena subito un altro aborto, ci sono passata e so cosa vuol dire, e mando un abbraccio a tutte quelle che ci sono passate, perché è una cosa che ti fa mancare l'aria, però dai che nella vita tutto più o meno si riesce a sistemare. Vi mando un grandissimo in bocca al lupo e poi usciranno le altre reaction, sia quella vera di questa gravidanza qui, sia quelle che ho fatto ai nostri amici con questa che abbiamo perso, che però io voglio considerare come se fosse l'annuncio di questa, perché nelle altre non me la sono sentita di fare questo annuncio bello, ma sono stata molto molto schiscia. Niente, non mettetemi messaggi tristi nei commenti, perché io adesso sono molto felice, ho voluto solo mettere questo video per far capire a chi ci passa che c'è la luce in fondo al tunnel. Tutto qui, vi mando un bacio.